che ha quasi 17 anni, Chiara, la seconda che è arrivata a una distanza di 3 anni e mezzo dalla prima, Flavia, è nata con una malattia genetica rara che si chiama glicogenosi. Esistono tante forme di glicogenosi, quella di Flavia è la glicogenosi 1A, riguarda impossibilità di metabolizzare, digerire gli zuccheri, per cui Flavia ha bisogno di un'alimentazione continua e regolare, altrimenti va in crisi di ipoglicemia. Quando è sveglia ha la capacità di sentire da sola se la glicemia scende e anche di misurarla e provvedere, ma quando dorme no. I casi sono talmente pochi che anche i protocolli che ci indicavano al policlinico erano limitati ai pochi casi, quindi noi abbiamo via via sperimentato delle cose nuove. Quando Flavia aveva 5 anni riuscimmo a inserirla in questa classe di materna con un insegnante che si fece carico direttamente di questo problema di Flavia. Noi genitori attraverso il cellulare ricordavamo alla maestra gli orari degli integratori di Flavia. La scuola è stata poi la stessa, comprendeva la materna e le elementari, e noi andammo a parlare con il dirigente. Devo dire che il primo dirigente, perché poi è cambiato nel tempo, era a sua volta una persona eccezionale. Ci ascoltò lungamente, si fece spiegare tutto, parlammo a lungo e poi disse che lui sapeva per certo, per aver fatto numerose richieste, che questo assistente materiale non sarebbe arrivato. Fu lui a dire immediatamente: troviamo una soluzione insieme. Arrivati alla scuola elementare, invece in tutti i moduli i bambini 2 volte a settimana rimanevano a pranzo, ma mia figlia all'epoca aveva un problema in più, e cioè la continua alimentazione anche notturna aveva creato una serie di danni ai denti di Flavia, che quindi non masticava e prendeva solo del cibo cremoso. Non solo, ma il cibo cremoso doveva essere pesato e dovevano essere quei grammi esatti e presi in quel minuto preciso, perché anche i 10 minuti di ritardo davano i problemi che ho già detto. Flavia non mangiava da sola, perché questa era una delle risposte alla violenza del cibo, cioè Flavia non prendeva un cucchiaio in mano per mangiare, quindi ci voleva qualcuno che la imboccasse. E lì abbiamo dovuto decidere cosa fare. Di nuovo un insegnante disse: signora, facciamo così, se lei è disponibile venga lei all'ora del pranzo, troviamo una modalità per coinvolgere tutta la classe. E inventò questa cosa che poi è rimasta per 5 anni, io ho fatto per 5 anni questo, andavo a leggere delle fiabe, spostava leggermente l'attenzione su una cosa che coinvolgeva tutti. E questo funzionò benissimo per far mangiare Flavia, perché ovviamente le maestre che già si facevano carico per tutta la mattinata di questi integratori ogni 50 minuti, non 2 a mattina, ovviamente avevano poi una classe intera a cui badare, ma questo assistente materiale non è mai arrivato per 5 anni. Un paio d'anni prima che Flavia finisse le elementari cambiò il dirigente. E la nuova dirigente, appena il padre di Flavia andò a comunicare che noi avevamo bisogno di un accesso alla scuola durante il pasto, insomma, come arrivò e disse: guardi, mia figlia ha una malattia che si chiama glicogenosi, lei rispose: ah no, un momento, la scuola non si può far carico di una bambina malata. Poi la dirigente parlò con le insegnanti e attraverso questa mediazione disse che non aveva capito bene e che va bene, avremmo potuto continuare a fare quello che facevamo, ma era molto preoccupata di questi aspetti, cioè non di cosa può accadere a un bambino nella mia scuola, che è giusto, certo, ma come la scuola può essere sollevata da quello che può accadere a un bambino qui. Poi Flavia è passata alla scuola media,
gestendo anche i primi tempi delle ipoglicemie molto gravi che erano legate a delle trasformazioni dell'organismo, alla prepubertà, quindi lei si trovò in un momento di cambiamento a gestire dei problemi molto seri. Quindi chiesi, anche lì andai dalla dirigente e chiesi, spiegai, raccontai e chiesi di poter incontrare gli insegnanti prima. Non fu possibile, ne incontrai un paio. Quando io dissi anche a loro, guardate, io però dovrei parlare anche con lei, no signora non si preoccupi, spiegheremo noi. Il risultato fu che Flavia arrivò in questa classe senza che gli adulti di riferimento fossero informati di quello che era il problema di Flavia. E Flavia ebbe un paio di episodi all'inizio in cui andò in grande difficoltà, perché per esempio proprio durante i primi giorni lei ebbe una crisi ipoglicemica grave a scuola. Quando segnalò ad una delle insegnanti che non sapeva nulla, lei disse adesso finisci l'esercizio e poi ti accompagno in segreteria a telefonare. Poi arrivò in segreteria che le tremavano le gambe, era visibilmente agitata, era una delle prime volte in cui si governava da sola. E questo l'avremmo potuto evitare con un semplice incontro con gli insegnanti, come con altri episodi. E una delle insegnanti che appunto non sapeva le vide prendere questa fiala e la prese un po' in giro e le disse: ah, ma io non ho capito, alla tua età prendi ancora il ciuccio. Sarebbe bastato poco, sarebbe bastato che effettivamente io sono andata, credo, per 15 giorni di fila a chiedere posso incontrare gli insegnanti, anche perché è andata bene che Flavia, fino a quando è arrivata alla segreteria a telefonare, non si è sentita male perché ha saputo gestire. Per giunta nella scuola di Flavia, attuale scuola media, che ha tutte le barriere architettoniche possibili e immaginabili, non possiede un ascensore. Hanno trovato il modo di mettere tutti i ragazzi con problemi di deambulazione a piano terra. Quindi c'è un'unica classe dove se arrivano ragazzi con difficoltà motorie, sicuramente, cioè loro riorganizzano per farli mettere lì. I problemi vengono affrontati perché intralcino il meno possibile l'organizzazione generale della scuola. Quello che ci vorrebbe è un atteggiamento proprio culturale diverso. Ancora oggi le scuole continuano a vivere la presenza di tutti i bambini e gli adolescenti con problemi come un loro problema.